rispetto a mercoledì un passo indietro. Sì, sicuramente un passo indietro. Salviamo la prestazione perché soprattutto il primo tempo c'è stata. E per il resto dobbiamo essere un pochino più concreti davanti, meno leziosi. Sicuramente possiamo fare molto molto meglio, la prestazione lo dimostra, qualche errorino di troppo, sicuramente c'era un rigore alla fine, possiamo attaccarci anche qualcosina a quello, però dobbiamo fare un pochino di più tutti, un po' la stessa cattiveria che abbiamo messo mercoledì. Oggi c'è stata una bella reazione, questo è abbastanza importante soprattutto per il proseguo del campionato. A proposito del rigore, c'è stata una trattenuta, ci spieghi bene com'è andata, secondo te c'è? Era netto, rimessa laterale, quindi fuori gioco non poteva essere, lui sembrava che avesse alzato il braccio come se fosse fuori gioco, ma è impossibile, sulla rimessa laterale ha girato il difensore davanti alla porta, è impossibile che casca da solo, anche perché si è vista la maglietta tirata, però non possiamo attaccarci alle scuse con l'arbitro, tutti possono sbagliare, chiaramente se ogni tanto ci gira qualche episodio a favore lo prendiamo, e a quest'ora magari avevamo un punto in più anziché zero. Dobbiamo continuare così, il nuovo allenatore ci sta stimolando tanto, sicuramente non è un momento positivo, però cerchiamo di dare tutti il massimo per cercare di uscire fuori da questa situazione che non è facile. Prossima partita con il Real San Clemente, cosa c'è da fare dunque per cercare di tirar fuori un risultato positivo? Lavorare in allenamento, spirito di gruppo, un po' come mercoledì, un po' come oggi il primo tempo, ma anche il secondo tempo comunque sia siamo stati uniti, abbiamo preso un gol su una palla inattiva, potevamo fare un pochino di più davanti come ho detto prima, e San Clemente è una bella squadra, ha dimostrato di stare là davanti, sicuramente hanno quell'entusiasmo che li porta su dalla seconda, dobbiamo andare là con il sangue negli occhi, meglio di quello che abbiamo fatto oggi sicuramente. Ma un passo indietro non direi, perché i ragazzi comunque hanno lottato, ci hanno messo l'anima, hanno fatto il possibile. E quindi la prestazione magari tecnicamente si poteva fare meglio, però i ragazzi sono stati in partita per tutti i 90 minuti più il recupero, quindi hanno sudato la maglia, hanno dato il massimo, ho poco da recriminare, forse più sugli episodi. Lei quando è arrivato ha detto il Victoria non merita questa posizione in fondo alla classifica, anche oggi quindi ha avuto delle risposte dai suoi. Sì, ma sono sempre più convinto, perché comunque il Torconca è partita male ed è una squadra che probabilmente potrebbe vincere il campionato, quindi noi abbiamo giocato alla pari senza nessun problema, abbiamo un po' di gente fuori, quindi siamo lì per venirne fuori tranquillamente. Prossima partita contro il Real San Clemente, che tipo di avversario sarà, come preparerà la gara e cosa c'è da fare di diverso? Sono tutte difficili, quindi anche loro saranno, è una squadra molto compatta, hanno un gruppo unito, quindi giocheranno molto su quello, magari non ci avranno grosse qualità, però è una squadra dove giocano uniti, compatti, e quindi sarà un'altra battaglia.